Crescono gli iscritti al Genovesi da Vinci, ma diminuiscono gli spazi e le aule in via Sighe Gaeta, occupate attualmente anche da altre due scuole. Questa mattina una delegazione di studenti e genitori sono stati ricevuti a Palazzo Sant'Agostino dal presidente Franco Alfieri, dal capostaff del comune di Salerno, Vincenzo Luciano, e dal dirigente di settore per affrontare la problematica. Gli studenti dell'istituto che ospita le altre due scuole hanno protestato pacificamente dicendo no ai doppi turni e quindi alla didattica pomeridiana per le difficoltà dovute anche e soprattutto al trasporto pubblico, ipotesi paventata inizialmente come soluzione per sopperire alla mancanza di spazi. È già il terzo anno che le iscrizioni della scuola Genovesi da Vinci sono in crescita esponenziale e quindi ci troviamo purtroppo oggi a dover risolvere un problema per circa 100 ragazzi che in questo momento non hanno le aule. E ci hanno assicurato insomma, che la soluzione dovrebbe essere trovata in tempi brevissimi perché la scuola comincerà la settimana prossima, quindi siamo fiduciosi di un esito positivo. Purtroppo la provincia non ha trovato una soluzione a questa problematica, in quanto ieri mattina ci è stato detto che non avevano appunto una soluzione e l'unica possibilità era da farci fare i doppi turni, una soluzione che appunto riguardava solo noi del Genovesi da Vinci e che quindi non ci sta bene. Non ci sta bene perché ovviamente non è pensabile che dei ragazzini dai 14 ai 18 anni possano venire il pomeriggio a studiare, quindi in orari comunque più stancanti, in orari in cui noi comunque abbiamo una nostra vita privata, con tantissimi studenti atleti che sono nel nostro istituto, non ci danno, così facendo non avremmo la possibilità di frequentare i corsi pomeridiani che offre la scuola. E una cosa che ovviamente è più che molto importante è il fatto che noi siamo 850 quest'anno e 311 sono studenti pendolari, quindi ovviamente loro non avrebbero la possibilità di poter prendere treni, pullman, in quanto non ci sono gli orari. Certo, perché troviamo inaccettabile il fatto che solo noi, studenti del Genovesi da Vinci, dovremmo essere penalizzati e quindi andare incontro a uno studio, quindi delle lezioni pomeridiane e non le altre due scuole che il nostro istituto ospita. E la situazione o deve essere pari per tutti oppure la provincia deve trovare una situazione adeguata per rivendicare il nostro diritto allo studio, sia per noi ma anche per gli altri studenti dei due plessi. E una possibile soluzione per gli studenti del Regina Margherita, del Genovesi da Vinci e del Nautico che attualmente occupano il plesso di via Sighe Gaeta potrebbe essere rappresentata dal ritorno degli studenti di alcune classi dell'istituto magistrale in piazza 24 maggio o almeno nelle aule che erano state riservate alla scuola media Pirro, attualmente, stando a quanto riferito dal dirigente provinciale di settore, inutilizzate. Tutte le alternative saranno valutate nelle prossime ore. Laddove non si dovesse trovare un'intesa di responsabilità, ha sottolineato Franco Alfieri, prenderemo provvedimenti d'imperio. Abbiamo anticipato la soluzione che vogliamo perseguire e soprattutto lo faremo perché oggettivamente la prima cosa sono i ragazzi, gli studenti, evitando doppi turni per problemi di trasporti, di disagio che si verrebbero a creare. Ci sono degli spazi che, seppure utilizzati o non utilizzati, possono trovare e devono trovare un'utilizzazione diciamo più importante, prioritaria, e noi faremo questo anche se dovessimo mettere in campo degli atti di imperio.